nostro stupendo Halloween Store, il negozio d'Halloween più rifornito d'Italia. Qua potrà trovare tutte le meraviglie, tutti gli oggetti, tutte le maschere, dolci, qualsiasi cosa lei potrà immaginare a tema Halloween, qualsiasi cosa. Noi siamo un negozio, uno dei pochi negozi che si adopera in modo tale da poter rifornire le persone di qualsiasi tipo di gadget, di qualsiasi tipo di cosa che appunto sia tema Halloween, e ne siamo molto ma molto fieri. Detto questo, spero che il negozio sia di suo gradimento, spero che sarà in grado di trovare appunto ciò che le serve, ma sono sicuro di sì. Io sono qui a sua completa disposizione nel caso avesse bisogno di una mano per qualsiasi cosa, se ha bisogno di trovare qualcosa, se ha bisogno di consigli, insomma per qualsiasi sua necessità. Altrimenti le invito a dare un'occhiata al negozio, può tranquillamente andare in giro e dare un'occhiata, anche perché c'è davvero tantissimo da guardare e tanti oggetti veramente strabilianti, veramente strani e particolari, che sono certo al 99,9% che non avrà mai visto in vita sua in altri negozi, va bene? Sì, allora questo negozio è una novità, è una news, è qualcosa che è aperto da poco, perché non si è mai vista una cosa del genere in giro. Assolutamente sì, ci sono quei negozi che in base alla festività si adoperano in modo tale da procurarsi dei gadget e delle cose appunto per la festività di quel determinato periodo, però un negozio unicamente allestito per Halloween e con un tale rifornimento di oggetti, di gadget di questo tipo, non se ne è mai visto uno in giro. Sì, le piace il mood del negozio, le piace. Sono molto contento, ci siamo impegnati veramente al 120% per realizzare l'allestimento. Infatti abbiamo organizzato l'allestimento anche con delle vetriniste veramente super professionali, che hanno anni e anni di esperienza in merito, e come può vedere hanno fatto un ottimo lavoro, perché non è merito mio, è merito di chi di competenza, perché io sono qua per vendere. Coloro che hanno allestito il negozio, giusto dargli il merito, non sono stato io, gliele avrei presentate, però purtroppo oggi non ci sono, nonostante siano i primi giorni, questi primi giorni abbiano tenuto abbastanza compagnia al negozio per modificare determinate cose eccetera, però sono molto contento e gli riferirò che appunto il loro lavoro è stato apprezzato, perché giustamente è bello appunto sapere queste cose. Detto questo, allora io non voglio tediarla, non voglio annoiarla con le mie chiacchiere, se ha bisogno sono qua, altrimenti può tranquillamente, come detto prima, andare in giro a guardare. Ok, ok, vuole qualche aiuto? Benissimo. Per cosa era venuto qua? Beh, sicuramente per le cose di Halloween, però aveva delle necessità particolari, doveva prendere qualcosa per una festa, doveva prendere un costume, doveva prendere degli accessori da mangiare, cosa le serviva, mi dica pure. Ok, quindi accessori per decorare esterno, interno. Ok, esterno e anche interno. Ok, poi vabbè, allora intanto partiamo dalle prime cose che lei mi ha richiesto, va bene? Quindi a lei serve qualcosa per decorare sia all'esterno di casa che al suo interno, quindi qualche accessorio o sicuramente degli oggetti che le piaceranno veramente, 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 veramente tanto, e ne sono sicuro, ma adesso gli vado a mostrare. Se vuole posso dare dei miei consigli, vuole che propongo io qualcosa? Ok, benissimo, allora si fida di me, perfetto, perfetto. Arrivo subito e le mostro cosa ho da proporle, va bene? Ok. Dunque, allora, come prima cosa io vorrei proporle un gadget, un oggetto classico che non può mancare ad Halloween, è veramente un cliché, ma è indispensabile per una decorazione come si deve ad Halloween, ovvero la zucca di Halloween.
scura non è arancione, abbiamo anche quelle arancioni, abbiamo quelle bianche. Questa la trovo particolarmente interessante perché è diversa da quelle che si trovano di solito ed è molto più spaventosa. Per quanto mi riguarda, ovviamente è una cosa molto soggettiva e sarà lei a giudicare, a decidere se le va bene questa oppure vuole un altro colore, oppure se vuole un'altra cosa. Dunque, questa può metterla sia all'esterno che all'interno. È una, appunto, zucca lampada, quindi qua dentro c'è una lampadina che farà accendere la zucca. Non so se ci sono le batterie. No. Sì, invece, guardi, non si vede molto perché è chiaro, però vede che dentro c'è la luce. Ok, qua c'è il tastino. Qua dietro c'è il tastino appunto per accendere e spegnere la lampadina della zucca. Quindi è molto semplice, non ha problemi di acqua perché è fatta in modo che appunto non si rovini se piove, perché l'autunno molto spesso è una stagione molto piovosa, quindi non ha da preoccuparsi. Ser utilizzata per appenderla, non so, ad una porta, per
esempio, oppure un cancello, oppure dove vuole, insomma, può appenderla dove vuole. Qua c'è scritto Enter if you dare. È veramente strafiga, veramente bellissima, secondo me. Questa è stupenda, sì, è stupenda. Beh, d'altronde posso dire la verità, tutte le cose che ci sono in questo negozio le trovo bellissime, quindi non penso che mi sentirà dire che una cosa non è tanto bella. Semplice, molto carino col manico, quindi
in giro. Si potrebbe anche utilizzare come combo per un costume da Halloween, volendo, eh. Quindi lei, non so, si fa il costume, si porta la lanternina con la candela da trucca, molto simpatica come idea, molto bella. E costa anche poco questa, 2,50 euro. È vero, costa pochissimo. Molto molto bella. Le può andare bene? Benissimo, ottimo, le metto via allora. Poi, come ultimo gadget che le ho trovato per ora, è questo calderone in plastica, però molto simpatico. Molto simpatico perché? Perché può utilizzarlo per mettere i dolciumi all'interno. È molto bella come idea. Lei può metterlo all'esterno della sua abitazione, non so dove abita, però per esempio può mettere le caramelle dentro e quindi farle prendere ai bambini che magari passano a fare dolcetto scherzetto, oppure tenerlo in casa per gli amici se fa una festa da Halloween. Ma può tenere appunto questo in casa, dove mettere patatine o caramelle, insomma, indifferente, e fa una bella figura anche così, insomma, no? Molto bello, è molto anche ampio, molto spazioso. Molto carino, molto carino, sì. Allora, questo costa 3,40 euro. Costa poco anche questo, in realtà. C'è anche il manico con la tipo a catena, bellissimo, sì. Quindi, volendo, può anche portarlo in giro sempre in combo con costume. Non so, per esempio, si fa il costume da strega e si porta in giro questo calderone. Può portarlo anche un bambino se magari fa dolcetto e scherzetto. È molto simpatica come idea, invece di portarsi dietro il sacchettino di cartone, di plastica, si porta questo che è riutilizzabile, quindi si inquina anche di meno perché dopo non si butta via il sacchetto e raccoglie le caramelle e dolciumi nelle case con questa cosa qua. È vero, quindi le va bene, ottimo ottimo, sono contentissimo. Ma si figuri, grazie a lei, avere un cliente così veramente non è da tutti i giorni, lo dico onestamente, quindi mi rende molto felice, grazie. Lo vado a mettere via, va bene, torna da lei subito, ottimo. Eccomi qua, dunque, allora, per ora le ho mostrato questi gadget. Vuole che gli trovo, che le trovo, scusi per l'italiano, che le trovo altri gadget, aveva bisogno di altro, aveva bisogno di maschere, costumi, abbiamo anche per decorare il viso, per truccarsi. Abbiamo questa cosa, abbiamo da mangiare, sì. Allora, lei voleva delle maschere particolari. Delle maschere particolari. Guardi. Adesso le mostro subito. Vado a prenderlo un attimo e arrivo. Guardi, ho trovato due maschere particolari. Sì, per lei. Guardi, non so se le può piacere. Allora, la prima è questa qua. Questa è davvero molto figa, per quanto semplice possa sembrare. Questa ha dei neon, vede che ha dei neon qua. Ecco, e qua c'è un cavo che praticamente permette alla maschera di illuminarsi. Si illumina di rosa e di azzurro, elettrico, blu elettrico, e può anche fare intermittenza. Questa è molto figa ed è molto utilizzata anche da fotografi per fare delle foto strepitose anche a tema Halloween. È molto simpatica, è di plastica, con questi cavi, molto semplice, però molto figa. Provi a immaginarsi mettersela così e mettersi magari un cappuccio in testa, molto inquietante, molto figo. Ci sta tanto, ci sta tanto. 13 euro costa. Eh sì, vabbè, quando si tratta di maschere saliamo leggermente di prezzo. Poi questa c'ha anche un comparto elettrico, quindi anche quello che fa aumentare il prezzo, perché a livello di materiale, beh, è plastica, come la maggior parte delle maschere. Va bene, le piace tanto, si faccia questo regalo, ma chi se ne frega, ma chi se ne frega, per una volta. La metto via, ottimo, ottimo, bene. E poi, come seconda maschera che le posso proporre, questa qua. Questa veramente, allora, questa è veramente figa secondo me, perché? Perché è molto cyberpunk, ricordo un po' quel film che non mi viene il nome adesso, non mi ricordo come si chiama il film, ma Mad Max mi sembra. Ecco, allora, questa è molto molto figa perché è super curata, guardi che dettagli, guardi che dettagli qua sopra. C'è anche la bussola, qua c'è tipo il contatore del, c'è il contatore finto ovviamente per le
radiazioni. Qua c'ha gli occhialini dove si può vedere attraverso ed è veramente stupenda. Qua c'ha degli ingranaggi finti e tipo sembra, fa effetto bronzo, no? Effetto arrugginito, ecco, veramente molto figa, molto bella. Questa costa 20 euro, 20 euro, sì, però è molto bella. Le basta quella? Non vuole questa? No, 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 nessun problema, sì, le ho già detto che non c'è nessun problema, assolutamente, però trovo che questa sia veramente fatta bene. Me la prenderò io, dai, me la prenderò io perché mi piace troppo, quindi la vado a mettere via. Ottimo, va bene. Eccoci qua, altre maschere che voleva vedere, se c'è qualcos'altro di maschere. No? Ok. Sì, mi dica. Certo, sì, dolciumi ne abbiamo. Certo. Voleva qualcosa, giusto due cosette particolari. Ok, nessun problema, adesso gli mostro. Le mostro cosa ho in negozio, va bene, di... Ok, non vuole spendere tantissimo, va bene. Allora, le mostro giusto due cose. Ok, allora. Cosa le posso mostrare? Questa, che è una chicca, è una novità assoluta che non trova neanche in giro, ovvero queste gomme da masticare. Vede? Queste gomme da masticare con questa faccia strana, veramente buonissime. Veramente buonissime. Allora, abbiamo vari gusti, abbiamo fragola, abbiamo lambonie, abbiamo arancia e questa è ai frutti di bosco, che secondo me è quella più buona di tutte. Più buona di tutte, assolutamente. Per esperienza personale. Questa costa 1,10 euro. Va bene, ottimo, la metto là allora. Dopodiché abbiamo questa confezione di occhi. Questa qua, vede? Questa confezione di occhi qua, vede? È un classico, queste sono caramelle da mangiare, appunto. Sì, a forma di occhio, tipo marshmallow come idea, molto buone. E queste costano 3 euro, però costano un po' di più, so. Sì, costano un po' di più. Può andare bene lo stesso. Benissimo, sì. Non è che mi facciano impazzire troppo queste caramelle, però, insomma, sono gusti. Le metto via, vanno bene, ottimo, benissimo. Allora, non so se a lei piacciono gli energy drink. Sì, benissimo. Allora, noi abbiamo una novità. Abbiamo questo energy drink qua. Prime. Della Prime. A tema Halloween. Come vedete, decorato con alberi. Si chiama Prime Glowberry e ha il gusto di mela verde. Allora, io le dirò la verità perché mi interessa la sua felicità, ok? E il cliente deve anche, voglio che torni qua da noi. Io le avviso che questa non è che sia molto buona, onestamente, per quanto mi riguarda. L'ho trovata abbastanza un po' disgustosa come sapore, quindi io l'avviso. Sì, perché sa di mela, però ha un retrogusto abbastanza strano che non so se non può, può non piacere a tutti. Sì, ha un gusto molto particolare, molto particolare. No, io l'ho avvisata perché voglio essere onesto con lei, anche perché costa 3 euro questo energy drink. Non voglio farle spendere soldi per una cosa che dopo non le piace e magari dirle sì, è buonissimo, quando in realtà non è così. Ok, ah, va bene, sì. Ah, vuole provare lo stesso perché a lei piace provare le cose nuove, anche soprattutto di queste cose, anche se magari non piacciono. Guardi, io sono identico, io sono uguale, comunque anche a me piace provare a prescindere, se dopo non mi piace non lo prendo più, però anche a me piace molto provare queste cose. Ma si figuri, no, sono contento che abbia apprezzato la mia onestà, però è giusto così, insomma.
Quindi le può andare bene questo? Ottimo, benissimo. Guardi se torna, se tornerà in negozio qua da noi, mi sa dire se le è piaciuto o meno, perché sono molto curioso. Che magari sono io che sono schizzinoso e quindi magari sono io che ho il palato troppo sopraffine e quindi mi ha fatto schifo. Va bene. Ottimo. La poso, ma dunque le serviva qualcos'altro o siamo a posto? Mi dica pure. Sì, allora, guardi, di costumi interi ce ne abbiamo tantissimi. Io adesso non le andrò a prendere i costumi interi perché sono abbastanza grandi e li può trovare nel reparto. Lei gira l'angolo del negozio e li trova, quelli più grandi, quelli proprio interi. Volendo, noi abbiamo anche i camerini. Esatto, sì, abbiamo i camerini. Assolutamente può provare i costumi nel camerino per vedere come le stanno, se sono della sua taglia. Sì, è molto più semplice perché è inutile che magari compra il costume, dopo arriva a casa, non le va bene, deve tornare in negozio, deve cambiarlo, cioè è scomodo. Quindi noi abbiamo organizzato il negozio in modo tale che si possano provare i costumi direttamente qua. Sì, è per essere sicuri e stare certi che il costume vada bene. Sì, là ce ne sono tantissimi per tutti i gusti. Guardi, rimarrà estasiato dalla scelta che abbiamo di costumi. Per il resto, non so se io posso aiutarla in altro modo. Questa, la maglia questa, con la Crocs con la faccia di Jason, tipo con la maschera di Jason. Guardi, sarei lietissimo di potergliela vendere, però purtroppo questa è una maglia che non è del negozio. Allora, se vuole dico dove l'ho presa, da Pampling. Conosce Pampling? No. Vabbè, è un sito dove vendono tante maglie bellissime, super strane. Non so se la troverà ancora, però io l'ho presa là e quindi può trovare là. Pampling si chiama, ok, benissimo. No, purtroppo quel negozio abbiamo anche maglie, però questa, le maglie sono sempre, sono di fronte ai costumi. Può trovarle di fronte ai costumi, va bene? Ottimo. Dunque, allora, se lei adesso deve andare a guardare i costumi, io le ho messo tutto in borsa, ok? Quindi può lasciare qua tranquillamente, si fa fare un giro per il negozio perché merita farsi anche un giro, che così guarda tutto quanto con i suoi occhi, si prova tranquillamente i costumi e dopo, se deve prendersi qualcos'altro, me lo porta qua in cassa, lo aggiungiamo alle cose che deve comprare, facciamo e facciamo appunto la fine commissione, insomma. Ok, benissimo. Beh, allora le auguro un buon giro per il negozio. Sono felice di vederla così entusiasta, grazie mille, mi raccomando, faccia passaparola con i suoi amici.